Fa poco notizia, però oggi ne hanno arrestato un altro, il sindaco di Gioia del Colle in provincia di Bari, si chiama Povia, che reato cospare si sia intascato mazzette sulle case popolari. Vabbè, tutto nella norma dei partiti. Mentre invece noi presentiamo un candidato giovane, onesto, con la fedina penale pulita, che ha costruito un programma insieme a tantissimi cittadini pugliesi, il futuro è una speranza per la Puglia, Antonella Laricchia. Sì, grazie Alessandro. Effettivamente i cittadini pugliesi mi hanno onorata di questa responsabilità che accetto davvero con gioia e con entusiasmo. Infatti già da qualche mese stiamo lavorando ad un programma molto positivo, molto costruttivo, che punta sui nostri tesori. Vorremmo per esempio migliorare la sanità, ha tutte le potenzialità per essere una sanità più efficiente. Vorremmo puntare su un piano integrato a cui stiamo già lavorando con i nostri esperti, un piano integrato su ambiente, turismo e agricoltura, e inoltre su investimenti seri in istruzione e cultura, perché è dalle scuole che ripartiamo, è dalle scuole che si forma la cultura di un popolo. Per questo è necessario chiedere a Michele Emiliano, che si propone come sindaco di Puglia e che è stato anche un politico che ha appoggiato la candidatura di Sergio Povia alle elezioni regionali precedenti. Noi abbiamo il diritto e il dovere di proporre all'amministrazione regionale la tua persona, la tua esperienza, con la forza che le tue capacità. Gli chiediamo un grande atto d'amore. Se davvero ti proponi come sindaco di Puglia, ma sei espressione di un partito così, di gente così, beh, per favore, fai il più grande atto d'amore che tu possa fare. Fatti da parte, lascia spazio a noi giovani, che abbiamo il futuro davanti ai nostri occhi, che abbiamo l'onestà, la competenza e l'entusiasmo necessario per governare bene questa regione. E proprio per parlare dei nostri principi di onestà, di sicurezza, di legalità, che vi aspettiamo il 20 febbraio alla Sala Consiliare Provinciale di Bari con Alessandro Di Battista, Antonella Laricchia e sottoscritto Giuseppe Brescia, per favorire il dialogo tra i cittadini e le forze di polizia. Infatti sarà presente il sindacato Consap di Polizia. Mi raccomando, non mancate, vi aspettiamo numerosi.